Ma Inciel è una società che ha una produzione di poco più di 100 milioni di euro all'anno, parlo del bilancio 2007, produzione sostanzialmente il fatturato. Abbiamo 870 dipendenti, abbiamo fatto un utile lo scorso anno di 5 milioni e 600 mila euro pagate le imposte, quindi è una società che produce dei buoni risultati. La sede è a Trieste, ci sono uffici in tutti i capoluoghi di provincia, gli altri capoluoghi di provincia della nostra regione, Pordenone, Udine, Gorizia, il più importante dopo Trieste e Udine. Poi abbiamo una sede a Roma, Bologna, Napoli, in altre città d'Italia, perché Inciel non lavora solo per il Friuli Venezia Giulia, ma ha clienti in tutta Italia. Noi ci occupiamo in particolare di sistemi informatici per la sanità e per gli enti locali. Non c'è regione italiana dove non ci sia almeno un ospedale o un comune che non sia cliente di Inciel. Una legge del 4 luglio del 2006, il cosiddetto decreto Bersani, prevede che le società partecipate da enti pubblici che forniscono servizi strumentali ad enti pubblici non possono farlo se non nei confronti dei loro, banalizzo al massimo, cerco di semplificare al massimo, dei loro soci. Ed è il caso di Inciel, quindi Inciel non può che lavorare per la regione Friuli Venezia Giulia. Il proprietario di Inciel, il socio di Inciel della regione, appunto la regione Friuli Venezia Giulia, e per gli altri enti che sono convenzionati, che sono collegati con la regione stessa. Come dicevo poc'anzi, Inciel invece opera anche sul cosiddetto mercato, quindi al di fuori della nostra regione. Il decreto Bersani vieta che noi si possa operare al di fuori della nostra regione. Avevamo tempo sino al 4 luglio scorso per appunto risolvere il problema. Con il nuovo governo abbiamo ottenuto la proroga di questo termine, quindi abbiamo tempo sino al 4 gennaio del 2009 per ottemperare a quanto previsto dal decreto Bersani. La giunta precedente aveva deciso di risolvere il problema privatizzando, quindi vendendo Inciel. La giunta Illy, la nuova giunta, la giunta Tondo, ha invece deciso di scegliere un'altra strada, non ritenendo giusto vendere Inciel e economicamente soprattutto vantaggioso per la regione vendere Inciel. Ed ha invece scelto la strada dello scorporo, ossia verrà costituita, rimarrà Inciel, però verrà costituita anche un'altra società, denominiamo intanto Inciel Mercato solo per capirci, un'altra società che si occuperà appunto dei servizi informatici nei confronti del mercato, di tutto ciò che non è Friuli Venezia Giulia. Senza dubbio, io come presidente di Inciel ho supportato questa nuova scelta, questa nuova idea, che poi è stata per l'appunto condivisa dalla Giunta, in particolare dal presidente Tondo, che ha deciso di seguire. I servizi sono gli stessi, come anticipavo prima, noi forniamo servizio informatico per la sanità, per il mondo sanitario, ospedali, eccetera, case di cura, case di ricovero per anziani e poi forniamo i servizi informatici per i comuni, tutti i sistemi informatici per gli enti locali, comuni, province. E forniremo gli stessi servizi. Cambia solo il cosiddetto cliente. Da una parte la regione, i soggetti sanitari del Friuli, la nostra regione del Friuli Venezia Giulia, i comuni del Friuli Venezia Giulia, dall'altra soggetti analoghi però in giro per l'Italia.
Lo scorporo, beh, lo scorporo lo faremo senz'altro entro l'anno. Adesso vi do il termine massimo, naturalmente. Quindi entro il corrente anno lo scorporo sarà fatto. Però noi confidiamo di farlo al più presto possibile.